A posto. È stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a tagliare il nastro della nuova rotatoria a Nocera Inferiore, un'opera attesa da oltre 10 anni nella città dell'Agro, ora terminata ma che già da tempo viene utilizzata da migliaia di automobilisti. La zona comprende anche un'area parcheggio ed un terminal per i bus. La presenza del governatore è stata un'occasione importante anche per fare il punto della situazione su diverse opere pubbliche ed interventi nella città di Nocera Inferiore, ma non solo, guardando in maniera più ampia all'intero agro sarnese nocerino. E quindi i riflettori sono puntati al master plan dell'agro e agli investimenti coordinati. Il progetto del master plan, che prevede progettualità condivise ed in rete tra altri comuni, con aree di sviluppo e linee strategiche individuate che vanno dalla rigenerazione e valorizzazione ambientale al recupero urbanistico, dalla riduzione del rischio idrogeologico al potenziamento delle politiche sociali. De Luca ha sottolineato le opere attese nella città di Nocera Inferiore, quindi gli interventi globali sulla rete fognaria e vescovado, con la programmazione dell'abbattimento dei vecchi manufatti. Potranno accedere in quest'area di sosta e accedere direttamente al centro urbano. È un'opera straordinaria, un'opera partita con la precedente amministrazione comunale, con Manlio Torquato, ma dobbiamo fare i complimenti a Paolo De Maio, l'attuale amministrazione, che è riuscita poi a concretizzare l'opera che avevamo finanziata. Sono più di 4 milioni di euro. È un'opera bellissima, una rotatoria che non è solo una rotatoria, sono 100 posti auto, posti riservati anche agli autobus cittadini ed extracittadini, 4 posti auto per i disabili. Mi diceva Paolo che abbiamo anche le colonnine per la carica elettrica per le macchine, verde pubblico, un'opera bellissima dal punto di vista della funzionalità, ma anche dal punto di vista estetico, urbanistico e quant'altro. Ovviamente stiamo lavorando con l'amministrazione di Nocera su tanti progetti, le reti fognarie, stiamo lavorando sul vescovado, abbattimenti di vecchi manufatti che stavano in piedi lì dal dopo terremoto. Abbiamo altri investimenti importanti che saranno legati al master plan coordinato proprio dal sindaco di Nocera. La sanità è sempre più un tema imprescindibile, ancora una volta al centro, a quanto pare, dell'agenda politica del presidente Vincenzo De Luca, che ha parlato della centralità dell'agro sarnese nocerino. In particolare il polo oncologico di Pagani sarà il secondo in Campania dopo il Pascale. Un investimento dunque importante che prevede anche nuove figure specialistiche di riferimento ed un approccio sempre più multidisciplinare. Avremo cose importanti nell'ospedale. Non solo l'inaugurazione fra qualche giorno di nuove sale operatorie, ma quasi il raddoppio dell'Umberto I, perché parte un altro padiglione, proprio una struttura fisica, un nuovo edificio. Avremo complessivamente un investimento di 40 milioni di euro e questo completa un polo sanitario ospedaliero fra Nocera e Pagani, perché a Pagani, come sapete, sorge il polo oncologico che diventerà, insieme con il Pascale di Napoli, il polo oncologico più importante della regione Campania. Insomma, sono in corso veramente investimenti importanti e credo che nel giro di poco tempo noi daremo davvero una svolta straordinaria a tutto il territorio di Nocera e dell'agro sarnese.